Oggi iniziamo un nuovo argomento fondamentale in matematica. Parliamo di algebra letterale, oppure anche detta calcolo letterale. Il calcolo letterale è quella parte della matematica in cui si usano lettere per rappresentare dei numeri. La matematica, infatti, è uno strumento utile ad analizzare e, se possibile, risolvere problemi che coinvolgono grandezze numeriche. Il calcolo letterale, cioè l'introduzione delle lettere per rappresentare grandezze numeriche, è utile quando o il problema ha molti dati mancanti, oppure il problema è una categoria di problemi e le lettere mi servono per generalizzare, cioè cercare soluzioni comuni a problemi simili. Analizziamo questo tipo di problema che abbiamo risolto tante volte. Di un triangolo conosciamo la somma della base dell'altezza e il legame che le unisce. Qui abbiamo ben tre incognite: la base, l'altezza e l'area, che è l'elemento che il problema ci chiede di calcolare. Quando noi scriviamo i dati, abbiamo bisogno di utilizzare delle lettere per rappresentare queste incognite, sia B e H, che non conosciamo, che appunto l'area. Quando avrò calcolato base e altezza, potrò usare questa formula per calcolare l'area. B per H fratto 2 è l'espressione letterale che rappresenta l'area di qualsiasi triangolo. È perciò una generalizzazione che vale non per un triangolo particolare, ma per tutti i triangoli. Un altro esempio di generalizzazione è la lettera n che l'algebra riserva per rappresentare un qualsiasi numero intero positivo. Partendo da n sono tantissime le espressioni letterali che posso costruire. Ad esempio, il successivo di n è rappresentato dall'espressione n più 1, oppure il precedente di n, che è rappresentato dall'espressione letterale n meno 1, oppure un qualsiasi numero pari. Beh, i numeri pari hanno la caratteristica di essere divisibili per 2, e allora l'espressione letterale che li rappresenterà sarà 2n, perché sicuramente 2n è multiplo di 2. Oppure l'insieme dei numeri dispari è un insieme tipico dei numeri naturali. Beh, un numero dispari è un numero sicuramente successivo di un numero pari e allora l'espressione letterale che può rappresentarlo sarà 2n più 1. Ce ne sono molte altre di espressioni che io posso costruire partendo proprio da n. Prova a immaginarne qualcuna tu, magari partendo proprio da quelle che abbiamo già visto insieme. E se vi state chiedendo che cos'è un'espressione letterale, ve lo dico subito. Un'espressione letterale è una serie di operazioni matematiche che coinvolgono lettere e numeri. Vediamo alcuni esempi. Meno un quinto a alla seconda b più 3 a b alla quarta. Si legge così come è scritto. Oppure 2x meno 6. Oppure, questa più semplice, a alla terza. Come vedete, all'interno di questa espressione letterale compaiono numeri, il meno 6, il 2, compaiono delle lettere a, b e x. E compaiono anche delle operazioni, l'addizione e la sottrazione algebrica e le operazioni di potenza. In realtà all'interno di questa espressione abbiamo anche delle operazioni di moltiplicazione, anche se non sono scritte in modo evidente. Infatti, forse lo sappiamo già, meno un quinto a alla seconda b è uguale a meno un quinto per a alla seconda per b. In matematica, infatti, si usa appaiare lettere oppure lettere e numeri, intendendo che tra queste lettere o tra queste lettere e numeri c'è un'operazione di moltiplicazione. Si preferisce una scrittura più veloce, più compatta, più sintetica. Allo stesso modo, 2x in realtà è uguale a 2 per x. Tenete presente due cose importanti. Le lettere all'interno di un'espressione letterale rappresentano dei numeri di cui ancora non si conosce il valore. Qui per esempio ho questo meno 6, lo conosco e scriverò appunto il suo valore, meno 6. Della x invece non conosco il valore, se lo conoscessi lo scriverei, ma poiché ancora non conosco il valore abbinato a questa grandezza, devo chiamarla con una lettera. Abbiamo deciso di scegliere come simbolo per rappresentarla una lettera. Quindi sono le lettere semplicemente dei simboli che si sostituiscono a dei numeri e lo faranno finché non conosceremo il valore di quei numeri. Inoltre, lettere uguali rappresentano la stessa grandezza e quindi hanno lo stesso valore all'interno dell'espressione. Vediamo ora il calcolo del valore di un'espressione letterale. Poiché essendo un'espressione letterale un insieme di operazioni tra lettere e numeri, è possibile calcolarne il valore nel momento in cui io conosco il valore delle lettere. Ovviamente il valore di questa espressione dipenderà proprio dal valore delle singole lettere che compaiono all'interno dell'espressione.
Immaginiamo quindi come esempio di avere questa espressione letterale, meno 4 alla terza b più 5 a b alla seconda più 1. E immaginiamo anche di sapere che il valore di a è meno 1 e il valore di b è più 2. Allora a questo punto per calcolare il valore di questa espressione letterale mi basterà sostituire al posto di a, ove compare, il valore meno 1 e al posto di b, dove compare, il valore più 2. Succederà questa cosa, vedete? Qui al posto di a ho scritto alla terza, ho scritto meno 1 alla terza, al posto di b ho scritto per più 2. Ricordiamo che queste sono moltiplicazioni. Lo stesso vale qui, 5 sarà per meno 1, per b alla seconda, più 2 alla seconda. Il più 1 mi rimane come termine noto, che è già appunto conosciuto. Faccio i calcoli, meno 4 per meno 1 alla terza fa meno 1, più 2, più 5 per meno 1, per più 2 alla seconda, più 4. E ancora più 1. Meno per meno più 4 per 2 è 8, meno 5 per 4 è 20, più 1 mi darà meno 11. Questo è il valore dell'espressione letterale dove a uguale a meno 1 e dove b uguale a più 2. Ma che succede se a uguale a più 1 e b uguale a meno 3? Ovviamente, ripeto, questi valori sono dei valori che entrano all'interno del problema particolare che stiamo adesso utilizzando come esempio. Allora, anche in questo caso andrò a sostituire al posto di a il valore più 1 questa volta e al posto di b il valore meno 3. E quindi, come vedete, ho messo appunto i colori al posto delle lettere, il rosso va per a e il verde va per b. Eseguiamo gli opportuni calcoli, 1 alla terza è 1, meno 3 alla seconda è più 9 e il risultato questa volta sarà più 58. Quindi, come vedete, a seconda del valore assunto dalle lettere che compaiono nell'espressione letterale, ecco che il valore dell'intera espressione letterale cambierà.